E devo dire, raga, che il couscous è super buono. Io non l'avevo mai mangiato, cioè non l'avevo mai fatto. Non si deve cuocere, io non lo sapevo. Cioè, raga, non sapevo proprio niente del couscous. C'è un piatto velocissimo, te lo porti pure al lavoro. Top. Allora, mi state chiedendo che regali ho ricevuto. Allora, visto che io la festa ancora non l'ho fatta, ho ricevuto dei regali solamente dal mio fidanzato che mi ha regalato questa macchina della Nespresso. Questa roba pazzesca, raga, non avete capito quanto è bella. Perché l'altra mi si era rotta, cioè non è che mi si era rotta, sì, aveva un piccolo problemino, non mi andava neanche di aggiustare, l'ho praticamente buttata. Lui mi ha regalato questa, raga, quella nuova, bellissima, edizione limitata. Troppo bella proprio, adoro. E invece i miei genitori mi hanno, vabbè, fatto un altro regalo. Però quello dei miei amici ancora niente perché la festa ancora non l'ho fatta. Quindi poi vi farò sapere. Buone. Cosa ti hanno regalato i tuoi, Ale? Allora, i miei mi hanno fatto un regalo assolutamente utile che mi serviva, cioè mi hanno salvata. Nel senso, sapete che ogni tot la macchina deve fare il tagliando, ok? La mia macchina doveva assolutamente fare il tagliando e dovevo cambiare la batteria, mettere le gomme invernali perché qui a Milano sono obbligatorie da novembre. E sapete che batteria tagliando gomme stiamo sui 700-800 euro. No, forse anche più di 800, vabbè, comunque solo le gomme costano tipo 300 euro, la batteria 200, il tagliando 380, mi fate un calcolo. E quindi quando sono andata al concessionario e mi hanno fatto il prezzo, tipo io impanicatissima, dico no, cazzo, 1000 euro per la macchina, no, ti prego. E quindi ho chiamato i miei e gli ho detto no, ragazzi, dovete farmi questo regalo. E mi hanno fatto questo regalo, al posto di altri, cioè mi avrebbero voluto fare altre cose, io gli ho detto guarda, preferisco che mi facciate questo, piuttosto che altro, perché cioè raga, no, 1000 euro adesso per la macchina proprio non... Cioè, mi rodeva troppo il culo. Poi io la macchina, cioè, no, l'avrei buttata, giuro. Quindi gli ho detto: fatemi qualcosa di utile invece di farmi i regali che non mi servono. Pagatemi la macchina. È stato un bel regalo. Bravi, bravi mamma e papà. Cosa regalerai al tuo ragazzo per Natale? Idee? No, nessuna idea. Ho un po' di problemi con i regali da fare a lui perché lui mi dice che non gli serve mai nulla, non vuole nulla e quindi ho sempre dei problemi. Se ne fossero ragazzi come te, Ale, poco attaccati alle cose materiali. Non ho capito se sei seria o se è uno, cioè, mi stai prendendo in giro un'offesa. Perché ne ho letti altri che mi hanno tipo offeso prima, ma non mi interessa. Che macchina hai? Allora, adesso ho una Smart, però a breve la cambierò perché mi voglio fare una macchina elettrica, raga, perché qui a Milano con la macchina a benzina sta diventando veramente impossibile. Quindi la venderò e... Quando la vendo vi faccio sapere, così se mai se doveste essere interessati ve la do voi. Comunque la metterò su Autoscout, comunque queste cose così. Mi fa sapere quando vendi la Smart? Allora, se la vendo, la vorrei vendere per dicembre, una roba del genere. Cioè, prima vorrei trovare l'altra. Una volta che ho preso l'altra, allora vendo la mia. È
seria, Ale, non ti sto prendendo in giro, non è da tutti avere questa mentalità. Grazie, no, perché di solito, sai, qui su TikTok pensano il contrario, invece sono contenta che almeno una persona l'abbia capito, grazie, perché in realtà io non sono minimamente attaccata alle cose materiali, cioè nel senso se posso me le compro perché lavoro con i miei soldi, ma cioè, non me ne frega un cazzo, giuro. Prenderei un'altra Smart elettrica? No, allora in realtà vorrei prendere la 500 elettrica perché mi faccio da morire. La Smart elettrica non la vorrei prendere perché ha poca autonomia. Quindi vorrei la 500 elettrica. Solo che la voglio trovare come la dico io. Comunque, adesso mi sa che devo andare, mi devo vestire e vado. Dio, questo raffreddore. Raga, devo correre, devo uscire tipo subito. Se siete in Duomo, venite a trovarmi in Rinascente, se no vabbè. Devo andare.